Proemio dell'Iliade. Canta o dea l'ira di Achille Pelide, rovinosa. Dicevamo che nell'originale greco la prima parola che si trova è la parola ira. Qui ovviamente è una versione e quindi una traduzione, quindi non leggiamo l'Iliade nel suo originale, nella sua forma originale in greco, ma in una traduzione in italiano. E qui, come vedete, la prima cosa che ricordiamo è che comunque l'argomento principale dell'Iliade è l'ira di Achille. Abbiamo già detto che l'Iliade non è il poema della guerra di Troia, ma è il poema dell'ira di Achille. Pelide perché è figlio di Peleo. Pelide è un patronimico, cioè è un epiteto che sta a indicare che lui è figlio di Peleo. Rovinosa quest'ira di Achille, perché ha permesso al popolo dei troiani di rintuzzare l'attacco dei greci, anzi quasi di sconfiggere i greci, che infiniti dolori inflisse agli achei, perché furono molti i guerrieri greci che persero la vita. I greci vengono chiamati anche achei perché erano una delle tribù greche nell'età micenea. Gettò in preda all'Ade molte vite gagliarde, cioè molti di questi guerrieri greci persero la vita e quindi andarono nell'Ade, nell'oltretomba. Ade era sia il luogo in cui andavano, insomma, gli uomini dopo la morte, sia anche il re degli inferi, quindi che è anche il fratello di Zeus, chiamato appunto Ade. Ne fece il bottino dei cani. Ecco, gli uomini allora rimanevano insepolti, quindi rimanevano appunto per esempio sul campo di battaglia alla mercé dei cani o degli altri animali che si cibano di carcasse o di cadaveri. Devono poi rimanere fuori dall'Ade per 100 anni, per 100 anni non possono entrare nell'oltretomba. E questa era una condizione, diciamo, molto sgradevole per gli uomini allora. Ecco perché volevano assolutamente essere sepolti o cremati, vedremo. Di tutti gli uccelli e i cani appunto si cibano dei resti dell'uomo. Consiglio di Zeus si compiva. Questa è una decisione anche di Zeus. Come vedremo, sarà anche Zeus a dire: ecco, adesso io parteggio per i troiani. Visto che me lo chiede Teti, visto che hanno fatto arrabbiare Achille, che è appunto figlio di Teti. Io per il momento sto un po' dalla parte dei troiani e quindi l'ago della bilancia si sposta dalla parte dei troiani, poi dopo però ritornerà dalla parte dei greci, anche definitivamente, perché comunque Troia è destinata ad essere distrutta dai greci. Da quando prima si divisero contendendo l'Atride, signore di eroi, e Achille glorioso. Ecco, antefatto, lo vedremo la prossima volta, c'è cioè ciò che fa scoppiare l'ira di Achille. È questa contesa, questa lite con Agamennone. Agamennone viene chiamato Atride perché è figlio di Atreo. Atreo ha due figli, appunto Agamennone e Menelao. E appunto la lite fra Agamennone e Achille. Agamennone è comunque il capo della spedizione, quindi come vedremo la prossima volta dice: io ho bisogno di una schiava, mi avete tolto Criseide, quindi adesso devo prendermene una. La prendo proprio da te, Achille. E quindi prende la schiava di Achille, prende Briseide, e quindi Achille, adirato, lascerà il combattimento abbiamo detto questo numero di giorni, e nel corso di questi giorni avverrà un po' tutto quello che è raccontato nell'Iliade. Sì, il proemio, quindi, come avete visto, sintetizza ciò che verrà raccontato nel corso del poema. E poi c'è anche l'invocazione alla musa. Allora la musa era una sola, poi le muse diverranno nove. No? Invece canta Odea, la dea a cui si riferisce Omero è la musa. Le muse comunque in generale erano dee della memoria, infatti imparentate con Mnemosine che è la dea della memoria, perché sostanzialmente l'Aedo o comunque il poeta doveva ricordare e quindi invocava la dea anche perché le permettesse di ricordare i versi, perché gran parte della sua arte consisteva in questo, cioè ricordare i versi, perché se doveva cantare in queste corti, doveva anche soprattutto ricordarle. Non era molto facile, perché comunque, malgrado gli epiteti formulari, questo e quest'altro, ce n'erano parecchi diversi da ricordare, ma era un po' questa la sua arte. E quindi l'invocazione alla dea
e quindi alla musa ha anche questo scopo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.